Salve cari amiche e cari amici, qui il vostro Sant'Enchan. Nel dopo cena, io questo video non lo volevo registrare, caro Antonio Trotta, ciao, lo sto filmando con il mio Nokia Asha 302. Questo video non lo volevo girare perché in questi giorni, forse in queste settimane, ne abbiamo avuto troppo. Ne hanno parlato nella televisione, ne hanno parlato nei giornali, ne hanno parlato in internet, un mucchio di persone a fare dei video e io voglio essere originale, poi non avevo tempo, ma comunque voglio essere originale e parlare di cose originali. Invece tutti a parlare di questa Greta Thunberg, credo che si chiami. Però io avevo subito dei sospetti. E infatti ci sono stati degli internauti a parlare a favore, a parlare contro, a dire che Greta Thunberg era realmente una marionetta in mano chissà di chi. Io anche ho espresso una mia critica a Facebook e il giorno dopo, guarda caso, hanno chiuso il mio account. Però al commentario di Bruno Abietti, un mio amico da anni in Facebook, autore di molti libri sul ninjutsu, che saluto se mi guarda, ciao. Ma in vero, io credo che Greta Thunberg, come si chiami, sia onesta, però ci sono tutta una serie di coincidenze che mi fanno pensare che comunque sia nato il caso Greta Thunberg, lo abbiano un po' gonfiato perché i media, il mass media, lo streaming, tutti vogliono creare una notizia che poi finisce in un bluff, purtroppo. Allora, mi sono ricordato che nel 2010 io avevo visto dei video che voi cercateli in YouTube, si intitolano Serven Kullis Suzuki o Serven Suzuki, la bambina che zittì il mondo per 6 minuti ed è andata a parlare giusto nel palazzo di vetro dell'ONU, come Greta Thunberg, che si è ritrovata là a fianco di Soror. Allora, oggigiorno Serven Suzuki Kullis, che è figlia di una canadese e di lei stessa canadese, ha 39 anni oggi ed è figlia di un giapponese. Allora, figlia di David Suzuki, scientifico, genetista ed attivista ambientale, ed è figlia della scrittrice Tara Elizabeth Kullis, canadese. Lei è nata in Canada. Serven Suzuki Kullis, cercate Serven Suzuki o Suzuki, la bambina che zittì il mondo per 6 minuti. Lei adesso è una scrittrice di racconti infantili, una ecologista ed una ambientalista, logicamente, come il padre, come la madre, gli hanno fatto una carriera. Ai 12 anni, nel 1992, dopo aver fondato nella sua scuola, in un college in Canada, un'associazione per raccogliere fondi e andare a parlare nella conferenza internazionale sul medio ambiente, ai 12 anni, nel 1992, Suzuki Kullis, che sono i due cognomi dei genitori, ha partecipato al The Heart Summit, l'incontro ambientalista celebrato dall'ONU in Rio de Janeiro, Brasile. Ecco, nel 92 questa ragazza di che aveva 12 anni, i media, i mass media, lo streaming non lo dice più. Adesso a 16 anni è un portento questa ragazza svedese, che adesso mi sono scordato il nome. Perché se non me lo, io c'ho una memoria corta a volte coi nomi, ma la Greta Thunberg sembra che è lei che inizia, no? Con lei inizia l'anno zero dell'ecologismo infantile ed adolescenziale.
Eppure nel 92, quindi 2002, 2012, 27 anni fa, 27 anni fa, cioè voi avevate internet nel 1992? No, la maggior parte delle persone non avevano internet, eppure ha fatto scalpore. 27 anni fa, questa Serven Suzuki Kullis, perché ha anche il cognome della madre, ha parlato nel The Earth Summit, nel summit ecologista celebrato dall'ONU in Rio de Janeiro, e ha fatto un enorme scalpore. Per 6 minuti ha zittito il mondo. Tutti nella conferenza internazionale mondiale sul cambio climatico, che già si parlava dagli anni 60 del cambio climatico e dell'effetto serra, eccetera, sono zittiti. Ecco, dal 92 in poi. Questo sensazionalismo di questa Serven Suzuki Kullis di 12 anni, che adesso ne ha 39 e che ha molti più anni di molti di voi che siete nati nel 2000 o prima del 2000, che effetti pratici ha portato questo discorso nella conferenza dell'ONU in Rio de Janeiro, organizzata dall'ONU? Nessuna conseguenza, perché si inquina sempre di più. Poi mi hanno criticato a me in Instagram, mi hanno criticato in Facebook, mi criticano in YouTube, perché io dico che queste cose servono a poco o a nulla. Anzi, è tutto questo bla bla, questo rumore che serve a coprire le reali difficoltà che hanno i paesi e le industrie nel rispettare il medio ambiente. Quindi è molto rumore e poche noci. Alla fine anche Greta Thunberg sarà di passo. Questa signora Serven Suzuki, che adesso c'ha la bellezza di quasi 40 anni, cioè 10 anni appena meno di me, continua a scrivere racconti ecologisti per i bambini. Ma è passata in sordina. Adesso si spera innanzitutto che parli sinceramente. Io credo che la ragazza parli sinceramente, ma che questa nuova ragazza, Greta, forse possa essere strumentalizzata. Guarda caso, l'ascoltano proprio i paesi del primo mondo, le potenze più industrializzate che più inquinano. È una contraddizione. Ci lanciano queste minori di età a parlare sull'inquinamento, contro l'inquinamento, ma si continua a inquinare. Con quali effetti, dico io, parla Serven Suzuki ai 12 anni di fronte a The Earth Summit celebrato dall'ONU in Rio de Janeiro, se in 27 anni si è inquinato sempre di più? Non si può contare il plastico che c'è in mare, c'è più plastico che pesce, più plastico che massa biologica nel mare. Allora io penso che anche questa Greta Thunberg, che lei è convinta, è molto convinta delle sue intenzioni, in realtà la stiano strumentalizzando, primo per ricavarne dei soldi, perché a tutto il mondo intenerisce una giovane che magari sia un po' Asperger e che è così bella, si vede anche quando si arrabbia, che è bellissima quella ragazza ed è molto attiva. Lei ha 16 anni che si preoccupa per salvare la salvaguardia ambientalista del mondo. Bene, però mi sembra che la stanno sfruttando, magari sfruttano la sua ingenuità, il suo attivismo, il suo volontariato. Però vi ripeto, quando mi sono ricordato, mi sono avvenuto appena ho ascoltato di questa Thunberg, di questa ogni volta che mi viene il nome in mente lo dico e poi me lo scordo. Io ho dei lapsus. Ogni volta che mi devo ricordare Hansel e Gretel, che è una vecchia storia di origine scandinava, svedese.
Ecco, chi sarà l'Ansel, chi sarà il fratello di Gretel? Comunque Greta, che non è Gretel, adesso fa furore. Io so di persone che comprano i gadget di Greta, quindi stanno commercializzando il fenomeno. Io mi ricordo che una volta ho fatto vacanza a Miami e stavano armando il set per una festa. Siccome anche a Miami c'è Hollywood Miami, perché gli abitanti del Nord America, gli indiani, i nativi del Nord America avevano dei boschi sacri, per quello Hollywood in California, Hollywood in Florida, Hollywood nei vari stati, che significa bosco sacro Hollywood. Allora c'è un Hollywood in Miami. Siamo andati lì e volevano fare un evento per promozionare la difesa del boschetto sacro di questi indiani, che non so che tribù era in Miami. Vendevano dei gadget. Sapete che vendevano delle matite che sembravano artigianali, perché ci avevano la corteccia, che erano ricavate con i rami e i tronchi abbattuti di alcuni alberi del boschetto, perché per finanziare l'evento hanno prodotto legna e legname dalle stesse piante che volevano presumibilmente difendere dallo sfruttamento. E le persone compravano queste matite, che erano chiamate ecologiche perché fatte con legno naturale e con grafito, cioè abbatti la pianta ed è ecologico se lo vendi, vendi quelle matite in un atto ecologista. È un controsenso e serve a fare denaro per finanziare l'evento. Ma l'evento a che serviva? A proteggere le piante di quel bosco. E allora che le abbatti a fare? Per generare una coscienza ambientalista, un po' come i mazzi concerti nelle spiagge d'Italia, che servono a generare una coscienza ambientalista per salvaguardare la fauna e la flora delle spiagge, dei boschi e del mare. Peccato però che poi ci vanno centinaia di migliaia di persone a evento per lavorare, per cantare e per ascoltare la musica, e finiscono per calpestare le uova di tartaruga, finiscono per rovinare le spiagge, per inquinare, e quindi vabbè, si genera lavoro e si genera coscienza ambientalistica, però si deturpa il medio ambiente. E allora che servono questi mazzi concerti nelle spiagge, tesi a rispettare il medio ambiente e a coscientizzare le persone sul rispetto medioambientale, se poi alla fine è più il danno che si fa con i mazzi concerti? La nostra società moderna è estremamente contraddittoria, lasciatevelo dire. In conseguenza, a che serve fare tutte queste pamplinate qua? Ha parlato nel 92 Serven Suzuki Kullis, che oggi ha 39 anni, vive in Canada ed è una scrittrice di racconti infantili, una ecologista ed una ambientalista. Iscrivetevi a questo canale, mi raccomando, per azionare la campanella, essere informati delle novità, e soprattutto lasciate un commentario sotto questo video e condividetelo affinché altri possano, commentando questo video, farmi sapere cosa ne pensano. Fatemelo sapere anche voi con un commentario sotto questo video cosa ne pensate di Greta Thunberg, o come si chiami, e del fatto che non è una novità che mandino al fronte ragazzini e ragazzine ambientaliste. Ai 12 anni, nel 92, questa Suzuki Kullis, Serven Suzuki Kullis, ha partecipato al The Earth Summit celebrato dall'ONU in Rio de Janeiro, Brasile. Capito? Dal 92 non è cambiato nulla. Sempre ci sono questi fenomeni che, con la loro ingenuità, con il loro fanatismo, fervore adolescenziale, coinvolgono addirittura. Cercate il video Serven Suzuki, la bambina che zittì il mondo per 6 minuti.
capito? 7 miliardi di persone zittirono di fronte a lei. E poi che è successo dal 92? Niente, 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 ripeto, niente. E adesso tutti andare appresso a questa adolescente, che lo farà in buona fede, la Thunberg, non so come si pronuncia, mi scordo pure il suo nome, Greta Thunberg, anzi le Grete, Greta Thunberg, lei lo farà in buona fede, come anche Serven Suzuki, non so se è indottrinata dai genitori ambientalisti militanti. Comunque poi alla fine che succederà quando anche Greta Thunberg avrà 39 anni, 40 anni? Ve lo ripeto, nulla, 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 capito? Nulla, come da 27 anni non è successo un bel niente dopo che ha parlato Serven Suzuki. Voi cercate in internet, non succederà nulla. Io ormai sono un capitano navigato nel web, ho visto e rivisto tantissimi video ambientalisti, incluso girati quando internet non c'era, incluso girati quando non c'erano filmatrici digitali, dagli anni 60 70 80 90, La gallina canta. Voi pensate che realmente sono serviti a qualcosa tutti quei filmati, tutte quelle manifestazioni, tutti quei libri, tonnellate di libri che si sono scritti? Qualcuno ha manifestato e ha scritto in buona fede e ha fatto filmati in buona fede, documentari? Qualcun altro per professione e qualcun altro per lucrare sulle aspettative e i timori della gente? Ma non è successo nulla, ficcatevelo in testa, e non succederà nulla, perché chi governa l'economia del mondo sono le banche e le industrie, e non succederà nulla. Che vi aspettate che succeda? Santo cielo, un miracolo, capito? E d'altra parte, per vedere questi messaggi ecologistici state utilizzando un cellulare. Per produrre i cellulari bisogna inquinare, bisogna utilizzare il petrolio per costruire la plastica. Poi dovete ricaricarlo ogni giorno il cellulare, poi si deve immagazzinare i video che guardate nei server, le pagine web che leggete ecologiste nei server, che consumano energia elettrica, e quindi alla fine si consuma più energia elettrica e plastica per fare attivismo militante ecologista che a non occuparsene. Le soluzioni le dovrebbero trovare gli industriali, ma innanzitutto ancora sono in fase sperimentale, soluzioni energetiche e materiale alternativo a quello prodotto con gli idrocarburi e anche l'approvvigionamento energetico. E poi non si ha intenzione a volte di trovare, ecco, per da qui che si dice che si facciano delle guerre preventive contro il terrorismo, che in realtà sarebbero delle guerre per l'approvvigionamento energetico. Quindi che vi aspettate voi? Quante altre Serven Suzuki e Greta Thunberg debbono parlare per sortire reale effetto? Voi credete che se io vado sotto le mura di Palazzo Chigi o Montecitorio con un grande cartello, vabbè che non sono un ragazzino, c'ho quasi 51 anni, nessuno mi filerebbe neanche di liscio o di striscio, ma se vado io, sto un anno, non mi caccino via i granatieri, addirittura montati a cavallo, oppure mi trattino come un barbone, mi tirino monetine, anche se c'è un cartello "scioperiamo per la natura". Io ho fatto dei video sull'ecologismo nel 2014, Cribbio, ho avuto centinaia di visualizzazioni al massimo, segno che è un tema che in Italia non interessa a nessuno. Il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, queste cose qua interessano tutti, telenovelas, Un Posto al Sole, Beautiful, ma l'ecologia
la decrescita felice, consumare di meno, spendere di meno, a chi interessano? A nessuno. Anzi, fomentano il consumo. Tutti vogliono essere testimonial di una marca in Instagram per guadagnare denaro. Allora, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale ed azionate la campanella, quella che fa din don dan, din don dan. E poi commentate questo video per farmi sapere cosa ne pensate di questo tema. Greta Thunberg riuscirà a ottenere qualche risultato? Commentatemelo. La stanno manovrando? C'è qualcuno dietro come uno youtuber italiano a cui hanno chiuso dei canali? Che ci sarebbe qualcuno dietro a sfruttare la sua religiosità ingenua? Greta Thunberg riuscirà ad ottenere dei risultati? O magari i grandi della terra, politici, industriali e bancari, finanziari, la useranno a pretesto per fare qualcosa? Oppure sarà come ciò che è successo dal 92 in poi, 1992, con Serven Suzuki Kullis, che adesso ha 39 anni, canadese con padre giapponese o di origine giapponesi, perché si chiama il padre Suzuki Kullis, che gli hanno inculcato l'attivismo ecologico anche a lei, ma in pratica in 27 anni non è successo nulla. Adesso non voglio essere ridondante, poi oggi ho caricato un video che non ho potuto, l'ho caricato ieri o oggi, ho fatto una live, non ho potuto fare altri video, ma adesso nel dopo cena faccio questo video. Però non voglio essere ridondante, quindi già ho detto tutto. Non ho fatto questo video nei giorni passati perché tutti quanti a parlarne e a me non mi va di seguire il trend, la moda. Perché io non voglio fare clickbait, ma a forza di rifletterci ho detto: qua c'è qualcosa di strano. E ho preso questi appunti perché altrimenti non mi ricordo niente. Vedete? Serven Suzuki? La vedete qua? La ragazzina canadese-giapponese che adesso c'ha 39 anni, c'ha appena meno di 11 anni meno di me. Che quasi no 51 e adesso è una donna, adesso ci avrà famiglia, ci avrà figli. Che ha risolto lei nella vita, ecologicamente parlando? Nulla, capito? Voi ditemi la vostra opinione qua, ecco, vi lascio, poi fate un fermo immagine e leggetevi questi appunti miei e cercate in internet. Non fidatevi delle mie parole. Ma cercate, ci sono dei video di Serven Suzuki, la ragazzina di 12 anni che ha fermato il mondo, parlando nella conferenza ambientalista del Earth Summit celebrato dall'ONU in Rio de Janeiro, Brasile. Capito? Voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commentari e condividete questo video a quante più persone possibile, magari anche in Facebook. A me hanno cancellato il profilo Santen Chan il giorno dopo che ho manifestato dei ragionevoli dubbi sull'efficacia dell'intervento di Greta Thunberg nelle Nazioni Unite. Ma voi proponete questo tema a quanti più contatti possibile, perché io non credo che in Facebook esista censura, ma non si sa mai. Allora vi ringrazio, sono anche aperto a ascoltare chiunque la pensi in modo diverso. Forse Serven Suzuki Kullis, che adesso ha 39 anni, ai 12 anni ha aperto un cammino e a Greta Thunberg gli andrà meglio. Può darsi che sia così, non lo so. Adesso vi saluto, vi ringrazio di seguirmi, buon fine settimana, buona domenica. Ciao ciao, e mi raccomando, come suggeriva Renzo Arbore in una pubblicità della birra, meditate, gente.
meditate, non crediate a tutto quello che ascoltate, non date retta a tutto quello che vedete e non dite tutto quello che potete, ma pensate a quello che dite. E quindi ponderate anche le mie parole. Magari Seven Suzuki ai 12 anni ha iniziato una nuova tendenza, ha coscientizzato molte persone anche senza risultati, e adesso nel 2019 Greta Thunberg sta ottenendo i risultati anche a nome di Seven Suzuki Kullis, che ha 39 anni. Forse può essere così. Fatemelo voi sapere. Cosa ne pensate? Commentate qui sotto, poi io vi consiglierò a fine video dei video da guardare e durante tutta la riproduzione di questo video vedrete anche altri video consigliati. Poi cercherò di mettervi il link del video di Seven Suzuki, così capite di cosa sto parlando, no? Ciao dal vostro Santen Chan, e cercate soprattutto nel web, cercate, cercate, cercate.